Sono con Michele Di Salvo, questa volta però siamo a casa mia. E perché siamo a casa mia? Perché parliamo di case comuni, di case ad esempio della sinistra, la famosa casa del comune della sinistra. Dove è finita? Ma la casa comune della sinistra è finita con l'epoca dei grandi partiti, con l'epoca della grande partecipazione di massa. In quella fase tra gli anni 90 e gli anni 2000, nelle quali si è radicata l'idea di andare oltre le case comuni a tutti quanti, e di riconoscersi in un modello quasi Villetta schiera. di leaderismo, no? In cui bisognava rispondere a quella che era l'esigenza di una comunicazione politica fatta essenzialmente di leader riconoscibili, di personalismi, di componenti più che correnti, nell'ambito del quale si è sviluppata poi una sorta di micropatologia. E cioè che mentre prima ci si riconosceva attorno a delle emozioni, quindi dei contenuti che venivano espressi dalle persone, probabilmente oggi prevale la persona sul contenuto e sulla emozione. E questo sicuramente è il lato, diciamo, negativo di questa deriva della casa comune. Anche perché prima, mentre parlavamo tra noi, hai fatto un accenno a un paradigma molto interessante che è quello dell'asticella. Parlando di asticelle in politica, giustamente hai detto che rispetto all'alta asticella che c'era 20 anni fa, addirittura ancora ai tempi del CAF o di Aldo Moro, si è passati a delle asticelle molto basse. Ah, data la mia età anagrafica, non sono fasi che ho vissuto direttamente, però sono fasi che sono assolutamente studiabili. Ci sono tre dati di fatto. Prendiamo un anno in cui contemporaneamente noi avevamo, nella discutibilità delle opinioni politiche di ciascuno di questi personaggi, avevamo contemporaneamente Enrico Berlinguer che dialogava con Aldo Moro, che dialogava con Fanfani, che dialogava con Almirante, che dialogava con Pertini. Tutto ciò avveniva in contemporanea e attraverso questo sistema, attraverso questa qualità di classe dirigente, noi avevamo all'interno di un Parlamento in cui comunque, con tutte le patologie del caso, c'erano parlamentari che prendevano le preferenze. C'erano dei parlamentari che avevano una loro corrispondenza col territorio e con l'elettorato e rispondevano a quell'elettorato in ogni senso, anche sotto gli aspetti più patologici. E anche quando abbiamo vissuto fasi di assoluta ingovernabilità di questo paese, con 5, 6, 7, 8 partiti o con governi retti da minoranze parlamentari, con governi che duravano 6, 9 mesi, noi abbiamo avuto la capacità di fare grandissime riforme in quegli anni proprio perché c'era quel tipo di classe dirigente. E non c'era il Partito Comunista al governo quando nel 70, per esempio, è stata introdotta la legge 300. Quindi questo significa che al di là delle ideologie c'era proprio una capacità all'interno di quella classe dirigente con quel livello di produrre delle cose che erano ineluttabili, che erano giuste e che erano per tutti. Al servizio del paese. Oggi, rispetto a, e se dovessimo fare, diciamo, un parallelo, basta sostituire a quei nomi, diciamo, quelli che ci ritroviamo, ognuno mette il nome che preferisce e abbiamo un Parlamento di nominati senza alcuna preferenza, che non ha una rispondenza territoriale, dove le leadership sono quelle e comunque estremamente di più basso livello, a livello qualitativo della qualità della gestione politica e della competenza politica. E lo vediamo tutti i giorni. Noi veniamo da una stagione, credo, di 3 anni consecutivi, mal contati, di governi che teoricamente hanno il 75% della fiducia e che non riescono a fare delle riforme che sono
avrebbero, diciamo, i superpoteri per fare qualunque cosa e non riescono a fare nulla di paragonabile al Sistema Sanitario Nazionale per Tutti del 1974. Certo. Non riescono a fare null'altro che non sia mettere mano alla riforma delle pensioni facendo cosa? Alzando l'età pensionabile, punto. Non riescono a imporsi col 75% dei voti parlamentari, nemmeno per dire da oggi tutti, anche i pregressi, vanno col sistema, per esempio, contributivo. Questo determina una diseguaglianza sociale che è inconcepibile. Certo. E questo è assurdo con queste maggioranze parlamentari, che significa che c'è qualcosa che non va sulla qualità media della classe dirigente di un paese. Certo, anche perché comunque le due forze che ci sono, che stanno governando oggi, si elidono a vicenda ed è la forma più ovvia della mancanza di solidità questa. Tre forze che si reggono perché in questo momento quello che abbiamo è un governo appoggiato da un PD molto forte alla Camera, da un PDL determinante al Senato, ma anche da Scelta Civica. Quindi Sì. avremo il centrodestra e il centrosinistra. Sì. Quindi la rappresentatività di tutta la nazione, volendo. E questo tipo di maggioranza non riesce nemmeno a determinare che forse c'è un nome migliore della Cancellieri piuttosto che forse un nome migliore, non lo so, di Alfano dopo quello che ha fatto nel caso della Shalabayeva. E parlando appunto di case comuni, in questo caso molto più basse, visto che abbiamo parlato anche di Asticelle, che è il centro-sinistra, quindi Sì. non più la sinistra, non più la casa comune del centro o della destra, ma la casa di questi agglomerati un po' liquidi, tanto per usare le solite espressioni della Bauman, parliamo di asticelle che ci sono all'interno del primo partito in Italia, che è il Partito Il Partito Democratico. Democratico Ci sono delle asticelle in alto o ci sono delle asticelle medio in basso? Riesci a. ci sono molte asticelle in alto che però non so se per timidezza o per spazio politico marginale sono poco ascoltate. Accanto a queste grandi eccellenze che comunque permangono, come ritengo che ci siano anche nel PDL e anche modestamente nel PDL sono tenute assolutamente ai margini, ci sono delle storie anche di grande eccellenza nella tradizione politica, nella rappresentanza politica che ha comunque il Partito Democratico. Nell'ambito di questo c'è un momento che io vorrei sottolineare che è estremamente positivo per la vita democratica, e cioè è bene ricordare che il Partito Democratico in questo momento è l'unico partito che sta ricambiando internamente tutta la sua classe dirigente, quindi non solo quello che appare per le primarie del segretario, ma tutti i segretari cittadini, provinciali, poi a marzo i segretari regionali, le assemblee provinciali, le assemblee regionali, l'assemblea nazionale. Quindi è un grosso percorso di ricambio di tutta la classe dirigente, e questo lascerebbe auspicare quantomeno un rinnovamento, diciamo, verso l'alto, quantomeno nella rappresentanza, se non dei segretari provinciali e cittadini, almeno nelle assemblee provinciali, regionali e nazionali, per alzare la famosa asticella verso l'alto. A fianco di questo grande processo interno c'è una comunicazione politica nella quale anche la corsa, semmai, alla segreteria del Partito Democratico, perché qua non si sta parlando di premiership, di candidato presidente del Consiglio, di quant'altro, stiamo parlando del segretario nazionale del più grande partito italiano, nonché dell'erede della storia dei più grandi partiti popolari che ha avuto l'Italia, il Partito Popolare da una parte e Partito Comunista, se vogliamo scavare in 20 anni fa di storia. E quindi tutto questo intanto è un segnale positivo, che avvenga alla luce del sole, avvenga in maniera partecipata, avvenga in maniera diffusa, avvenga
la tradizione dei grandi partiti di massa, cosa che non avviene né nel Movimento 5 Stelle né avviene nel PDL, dove abbiamo dei vertici che decidono in qualche modo tutto. Sì. E questo non è un bene per il paese, oltre che per quei mondi, per quelle persone e per quei partiti. Chiariamo questo Certo, senza essere di proprio parte. per il discorso precedente. Proprio per il discorso precedente, cioè io penso che il fatto che in un partito fosse anche diverso dal mio o dal tuo, avvenga qualcosa di buono e qualcosa di buono per l'intero paese, che contribuisce ed obbliga le controparti ad alzare la qualità della propria classe Certo. dirigente. Se la Democrazia Cristiana tirava fuori nomi come Aldo Moro, obbligava in qualche modo il Movimento Sociale, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano a dire il mio leader si chiama Amalfa, il mio Certo. leader si chiama Spadolini. Obbligava il Partito Comunista ad avere un leader come per esempio Longo piuttosto che Berlinguer, perché ti adeguavi al meglio. Lo stesso Partito Socialdemocratico, cioè non parliamo di un enorme partito, aveva un personaggio come Saragat, lo stesso Partito Socialista pre-craxiano aveva personalità come Pertini, che è stato in assoluto, credo, il presidente più amato, no? Certo. Insieme a Ciampi nella storia recente, o Einaudi se proprio vogliamo scavare nella storia. Parliamo di esperienze straordinarie. Che avvenga qualcosa di positivo nel Partito Democratico, credo che sia qualcosa che possa contribuire ad alzare l'asticella nel PDL e viceversa. Se noi avessimo un Movimento 5 Stelle in cui effettivamente si desse spazio alla tanto promessa e propagandata democrazia liquida, partecipata, con una scelta interna di leadership che abbiano anche delle competenze elevate e un profilo politico elevato, e beh, questo creerebbe imbarazzo e obbligherebbe gli altri partiti a delle scelte più elevate in termini di classe dirigente. Certo. Quindi, quello che vorremmo un po' tutti come cittadini poi vedere, è un'involuzione verso l'alto di questa spirale, Sì. no? Per cui parta qualcuno ad alzare, diciamo, il livello della classe dirigente politica, obbligando gli altri a star dietro. Una discontinuità che secondo te possiamo vedere nei personaggi che si stanno contendendo le primarie del Partito Democratico? Ma paradossalmente il Partito Democratico, almeno questa è la mia percezione, il vecchio, anche come qualità della proposta sostanziale, è rappresentato da quello che si rivende come nuovo, cioè Matteo Renzi. Perché se uno va a vedere il nocciolo di quel tipo di proposta nella sostanza, al di là della forma, non c'è poi questo grandissimo rinnovamento, e tu lo puoi vedere anche facendo l'elenco dei nomi che sostengono quella candidatura. Accanto a questo ci sono due alternative, secondo me molto, molto valide, per quanto tra virgolette vendute male da un punto di vista comunicativo. La prima è quella di Gianni Cuperlo, che per molti è il vecchio, la continuità, in realtà è una persona di grande esperienza, di grande spessore, ma che contemporaneamente rappresenta nell'essere, diciamo, di età media, se vogliamo ragionare in questi termini, che comunque è un giovane rispetto alla media della Quanti politica anni ha italiana. Cuperlo? Cuperlo ha 10 anni in meno, diciamo, degli ultimi segretari del partito. Certo. Ma soprattutto ha una continuità storica perché è stato l'ultimo segretario della FIGC ed ha attraversato tutta la storia del partito, all'interno del partito, e può essere sicuramente un elemento di unità tra quella che è la base, la struttura e le varie storie e le varie anime. E accanto a questo c'è la vera novità in termini di proposta politica, che è quella di Giuseppe Civati, che al di là di quello che si pensa, è lui il vero ideatore di Prossima Fermata Italia, è l'ideatore della Leopolda, è l'ideatore della prima convention dei rottamatori, da cui poi è nato, Sì. diciamo, Quindi questo slogan. era l'ideologo di Renzi praticamente.
È quello che ha avuto questo tipo di proposta in termini di laboratorio politico per un ricambio che non fosse generazionale in termini di età anagrafica, ma proprio in termini di quello che in qualche modo io traduco come eleviamo l'asticella della qualità media della classe dirigente, non solo del leader, perché noi non abbiamo bisogno più di un leader che faccia da facciata e poi non cambi nulla, noi abbiamo bisogno come paese di una classe dirigente capace di affrontare e di proporre delle soluzioni che non siano quelle di ieri o dell'altro ieri in termini di ere geologiche ormai, ma che siano rispondenti a un'idea di modernità di un paese. Non è un caso che l'età media della classe dirigente dei governi e quindi dei ministeri, dei premier, sia bassa. Ma io non voglio soltanto che un premier abbia un'età anagrafica bassa. Una classe dirigente la vedi da chi effettivamente determina. E quindi entrare nel merito dello staff, entrare nel merito delle squadre. Per esempio, nella mia idea, mi rendo conto che al di fuori della logica politica, perché chiaramente le alleanze si fanno dopo, però io sarei molto curioso, per esempio, di un'operazione come quella che viene fatta in America, in cui il presidente deve dire chi è il vicepresidente in corsa. E in questa logica, che poi negli Stati Uniti è anche il presidente del Senato, quindi ha anche un ruolo un po' particolare, io vorrei che in questo paese chi si candida domani, non oggi, per esempio a premier, indicasse con chi, indicasse una squadra, indicasse i suoi 50 nomi tra cui scegliere i ministri come punto di riferimento. Perché noi non abbiamo bisogno dell'uomo solo al comando che poi Dio vede e provvede, ma io vorrei sapere chi sono per valutare tutta la squadra, perché sarà poi tutta la squadra dei ministri che governerà il mio, il tuo, il vostro futuro, diciamo. Non è solo quell'uomo che da solo, diciamo, riesce a risolvere qualunque cosa.